Ciao ragazzi e benvenuti in questo nono episodio di Puoi Mangiarlo. Vi starete chiedendo probabilmente il perché di questo outfit. Signore e signori, questo non è un episodio di Puoi Mangiarlo comune. Questo è l'episodio degli episodi. E non solo per gli ospiti che abbiamo qui oggi, ma soprattutto perché il pezzo forte di questo video sarà qualcosa che ci ricorderemo negli anni a venire, che vi ricorderete negli anni a venire e che probabilmente ci segnerà per tutta la vita. Prima di iniziare, ragazzi, un po' di momento di allegria. Anche oggi abbiamo uno sponsor! Quindi ringraziamo Sorsi per aver sponsorizzato anche questo episodio. Berremo le loro bevande al posto della banalissima acqua. Ma ora, signore e signori, dov'è il mio cartello con scritto cliente successi? Fate schifo veramente, oh. Cioè non sapete nemmeno il cartello. Vabbè, guarda, poi ne parliamo dopo a fine a telecamere spente. Signore e signori, abbiamo due sedie, quindi si presuppone che siano due le persone, se una non è morta nel frattempo. Prego, entrino i nostri clienti successivi. Ciao mamma! Ciao. In realtà ho riso, ma non sono felice per niente. Cioè, mi hai spaventato con l'intro. Oh, abbiamo qua i nostri amici. Siamo onorati di essere qua. Matt e Bise. Ciao. Allora, ragazzi, tu con la maglietta di Fortnite proprio devo sei... Devo prendere i ragazzini. Perché? Allora, ragazzi, perché io questa tuta, diciamo, nucleare è in realtà perché quello che mangeremo probabilmente potrebbe contenere delle radiazioni. Cioè, io... Noi non abbiamo paura di niente! Allora, di niente! Scusa, stai calmo. Siamo appena arrivati. No, ti dico una cosa. Allora. Matt, la bambina su tutta la testa. E quindi ogni tanto potrebbe impazzire. Tu non è che arrivi qua. No, tu pensi di essere il primo che fa cibo su YouTube. Guarda che siamo anche noi. Pensate di averci invitato, di farci paura. Non abbiamo paura. Non pensare. Non siamo nati ieri. Non siamo come gli altri che hai invitato, che erano delle... Scusate. No, il tavolo intanto mi serve per i prossimi episodi. Ragazzi, voi conoscete penso il format, sì. Spero. Sì, vai. Signor capitano. Non ho sentito bene. Sì, signor capitano. Sarà un episodio molto difficile. No. Prima di iniziare, visto che ancora siamo coscienti, io vi informo che anche sul canale di Matt e Bise spero sia uscito un video che abbiamo fatto insieme. Sì. Quindi lo trovate qua sotto la in descrizione. La Made in Sicilia Challenge. E adesso, signore e signori, direi di iniziare. Io intanto mi preparo, cioè bevo un po'. Cos'è l'ugali? Una pietanza asiatica, una pietanza africana del Sud America o russa? Iniziano, mette. Voi giocate in squadra. Ma noi siamo in squadra, quindi dobbiamo confrontarci. Sì, dovete dire la dobbiamo stessa. Confrontarci. Allora, no, non iniziamo a litigare, lo so già come finisce tra me e te. Ugali, uguale. Tu appena senti ugali, cosa pensi? Sud America. Perché Russia, io... no, Africa. Mm-hmm. Sono deciso tra Africa e Sud America. Una pietanza dell'Africa e una pietanza. Ugali. Bene, abbiamo deciso. Alle 21:30 avete il volo, non so, fate abbiamo voi. Abbiamo deciso. Cosa? Vai. Sud America. Sbagliato, vedi? Ugali. Se era l'Africa mi incazzo. Ugali, secondo me, è Africa. Ma secondo te perché l'ha detto Africa? L'avevo detto! E che cazzo vuoi da me? Ma perché ci hai messo in coppia? Ma non ho capito. Guarda perché che siete in coppia! Non voglio stare con te! Ma io non voglio! Giorgio, risposta esatta. Quale? Grazie. No, quella di Giorgio. Ma scusa, ma tu le sai? No, ma scusa, ma so. Tu le sai le risposte? Non le so, fra, non le so. Voi adesso siete di fronte ad un video. Dovete decidere quale di queste sei cloche sarà la vostra. La prima! No, decido io, mo. Prima hai dato la do... Adesso decido io la cloche. Dammi questa cosa. La prima, dai. No, maestro, no. Questa. Guarda che se la tocchi! Questa. È vostra. Questa. Se la tocchi è vostra. Questa, fidati di me. Tu sai cosa c'è dentro. Sì, non lo so. No, hai toccato questa. Quella. No, metti questa. Hai toccato questa. No, toccata lui. Intanto io l'ho vista le puntate, ma tipo andavo avanti per vedere. Vai, guarda, faccio vedere se ti faccio andare avanti. Faccia di prego. Che qual è il test? Devi vedere intanto quanto pesa. Ah, ok. Non c'è niente, ci sono le nuvole di drago. Le nuvole di drago? Beh, nuvole di drago? Potresti vedere i draghi non dopo. C'è niente dentro. No, questo avete sbagliato, raga. No, è una polvere, tipo. È una polvere. Perché fanno così loro? Ma loro devono stare qua per forza? Loro sì. A mettere ansia? A me sembrano dei testicoli. Ma che dì, ma ti pare ma che... Ma perché tu di solito li prendi e li fai rimbalzare per vedere come... Tu sai... sai quanto pesano i testicoli? Ripensa i testicoli. Ok. No, Matt, che testicoli hai tu? Fai così. Beh, sembrano dei testicoli però con, non lo so. Ah, guarda. Sembrano il vero quando fanno bum bum. Testicoli croccanti. 3, 2, 1. Guardate. Ah, oh, è buono. Infatti avevo sentito lo zucchero. Vediamolo. Andiamo, fammelo.
Quanto costa l'hot dog più costoso Quanto del la mondo? Sua questa? Questo rispondo prima. Lo so io. Ok, fino a lui. 20 euro, 300 euro, 100 euro o 1200 euro? 1200 euro. Raga, devo rispondere prima io! Ah, ok. 1200 euro. 100 euro! Giusto! Sì! Andiamo via! Sì! Siamo vite! No, scusa. Che ho detto che... Noi siamo degli animali. Se mi spacchi il set, tu rimani a Palermo. Cioè, sei guarda stato... che tu devi aver paura non del cane che abbaia, del cane... Sì, io ti uccido. Quello avevo scelto io all'inizio, Bise, vedi che lui... Vediamo, dai, facciamo la prova del peso. Prova del peso, costume. Sentiamo. Sì, sì. Sembrano testicoli. Alziamolo. No! 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 Che puzza! Ah, io non posso provare. Api. Ah no, sono grilli. Grilli. Sono grilli. No, ma che salati, mai. Cotti e disidratati. Sì, pure conditi, niente di più vuoi? Cosa prego. Serve il secchiello? Eventualmente se dovessi sboccare. Ma smettila! Tocca a te. Sei fastidiosissimo tu. Io pensavo fosse lui quello. No, lui è lui. Salù! Oh, ma perché è ancora qui dentro lui? Ma... Non lo voglio più! Ma l'hai scelti tu? Aspetta. Oh, come mai? Perché uno? Vero, almeno tre. Com'è? Di cosa sa? Avete i secchietti anche voi per comitare. Non lo so male. Adesso lui da piccolo quando li mangiava. Oh, io sono stato amico fedele tuo, eh. Terza domanda. Cosa si può trovare facilmente su una pizza in Brasile? Ananas, mozzarella di bufala, piselli o cocco? Risposta sono, a voi. Sono molto... perché comunque l'ananas non rispondere è purtroppo... prima che ci confrontiamo. Sto facendo una riflessione ad alta voce. Ok. Ananas comunque un po' in tutto il mondo. Mozzarella di bufala mi sembra un po' strano. No. Piselli. Ma anche piselli. No, ma... Piselli, che... la piselli è... Raga, pensate al Brasile, eh. Sai che i piselli li hanno importati in Europa dall'America? I famosi piselli brasiliani, la tua ex, però... No. Ma perché? Ma è sempre su uno... Per favore! Quello è tra dice, ci sono dei piselli, voi non lo vedete? Che cazzo hai, 12 anni? Sono dei piselli! Forse il cocco. Il famoso cocco. È troppo facile. Oh, il cocco. Ti ho detto io, il cocco. Chiamato mamma. No, cocco! No, il cocco. Lo sapevo. Piselli! L'ananas. Mi ha sbagliato? No. Ancora noi. Aspetta, allora, aspetta, se non è ananas, se non è cocco, è piselli. Quello che avevo detto all'inizio. Vedi che i famosi piselli del Brasile. Ma raga, siete voi maliziosi. Ma che cazzo di... Ma non ho detto niente. Ho detto tipo, io intendo i piselli. Tu sei da arrestare. Piselli. Giusto. Sì! Avevo indovinato. Grazie. Ci e mai. Quindi tocca a te, signor Murrix. Come vorrei degustare questi piselli brasiliani? Ah, non devi mangiare piselli, avevo capito molto diversa. Quale scegli? Comunque ridono alle tue spalle, tu ci lavori da un po', eh. Cioè, pesante! Che è un pisello? È brasiliano. Ragazzi, ma... Io... Allora, nella vita esistono i maschietti e le femminucce. I maschietti! Fanno sesso con le femminucce! Ah! Ma che cazzo è? Ma cos'è? Ma sono spaghetti! Ma che pasta è? C'è un involtino primavera in mezzo! Ma che pasta con i peperoni? No, è pasta con i salsicce! Ma dove sono i piselli? Ma scusa, è una pasta normale? Puoi mangiarlo? Sì, puoi mangiarlo, è una pasta! Sì, è la pasta! Prossima domanda, finiamo il prima possibile! Ah, ah, 18 kg! No, aiuto. Tu sei il conduttore, come se fossi... Non mi riesco a trattenere! Tu dovresti essere la D'Urso che prende in mano la situazione quando tutti si stanno impazzendo. Prendi in mano la situazione! Collegamento da casa. Il cavolfiore più pesante del mondo. Quanto pesava, giustamente? 18 kg, 200 kg, 27,5 o 82 kg? Rispondo io, non fiatate, vi uccido. Allora, secondo me 200 kg è troppo, ragazzi. 200 kg è tipo... No, 200 kg un motore, ragazzi. Ho detto che devi stare zitto. Cioè, uno scooter pesa 200 kg, ragazzi. Secondo me è 27,5 kg.
Ma scusa. No, ragazzi, no, silenzio, silenzio. No, io non ho capito. No, aspetta. Non ho capito il format di. Cioè, non ho capito riesce. Le regole di questo. Anch'io come volevo dire quello. Perché l'hai dovuto dire prima te? Perché si. Io non ho sbagliato, non ho avuto la possibilità di dire la mia. Non è che ho sbagliato. Non mi hai dato la possibilità perché anch'io volevo dire 27,5 kg. Invece l'hai detto tu. Chi cazzo decide? Chi lo deve dire per prima? No. Io non riesco veramente a. Ma mi sembra a corretto! Perché si risponde uno alla volta, quindi. Non lo sai neanche. Prossima domanda! Aspetta! Non ti mangia! Ah! Ma tu hai fatto. Ma visto! Dovete scegliere una delle tre cloche rimanenti. Ma scusa, scusa. Scusate, l'ha toccata. Scusate, no, ma noi non abbiamo risposto alla domanda! Io non lo capisco! Scavicchia lui, scavicchia lui. No. Anche mio. Cos'è? Ho sentito ragazza. Ho sentito odore di erba, ragazzi. Ma ve che lo giuro. Chi è che ha portato dell'erba in questa trasmissione? No, a me idea non c'è. Cos'è? No. Sì? No. Sì? Ah, perché guardi? Di nuovo. Basta. Salute. Basta gli insight. Perché è ruttato a casa? Basta con i sali. Ma sa di erba, raga. Di giuro sa di marijuana. Ma tu che marijuana hai fumato nella tua vita? Degli animali, cazzo. Questo è un porno che iniziava così. Siamo ad un punto critico. Nel senso che in queste due cloche ma sono. Ma ci siamo dati un punteggio, no? Ognuno. Mica uno, uno. Inizio puntata, ma voi l'avete vista? Sì, l'abbiamo seguito. No, non abbiamo. Spero di affogare mentre bevo. Se non sbaglio, ragazzi, in queste due cloche ci sono due piatti brutti. Esatto. Reagiamo tutti insieme al mio tre. Uno, due, tre. La più grande cassata siciliana del mondo. Quanto era grande? Un metro di diametro. Cinque metri di diametro. 2,5 metri di diametro. 1,8 metri di diametro. Risponde prima. 1, 2, 3, 4, 5. Voi. Allora, il diametro del buco, Pisa. No, vabbè, lo sapevo, non sono Roberich. Comunque il diametro. Ok, calcoliamo. Non fate gesti, vi prego. Allora, 5 metri di diametro è grandissimo. Il diametro! Cioè, guarda come metri. Capito? No, il però stai parlando del mondo. Fra la cassata. È un record. Culo del cannolo. La cassata. Adesso cambia il discorso. Aspetta. 5 metri. Secondo me no. Secondo me è 2,5. Secondo me 5. Secondo me. Oh, io siamo penso d'accordo. Che. Siamo d'accordo. Ma per una volta. 5, 2,5. Sì! Allora, raga. Sì. Tutto bene. Io andrei, diciamo, mi sono fatto terra bruciata intorno. Io brucierei questo. Tanto è brutto, tutte e due. Quindi. No, allora. L'hai toccato. Scusa, pezzi di merda. Qua c'è un altro. Ecco, com'è che è così leggero? Un solo insetto, non 48. Qui c'è il nostro amore, infatti, per te. No, fra! Ma sono ancora vivi, sono ancora vivi. Guarda, oh, basta. No, perché? No, il sangue wars. Il sangue è bon. No, con gli altri denti, quelli no. Quali? Cioè, qua, ma. E adesso. Ma metti guarda, io già. Tocca a Vise, io prima ho mangiato gli insetti con lui, tocca a te. Mastica. No, dai, che schifo! Vise, mastica quello che ha masticato. Dai, ma quel secchiello. Vuoi masticare quello che ha masticato Murri? Nuovo format. Ma che schifo! Puoi rimasticarlo. Ma che schifo! Ma ragazzi, ho morso dentro, c'è tipo la crema. Ma raga, no, veramente. Guarda, è tutto bianco dentro. Questo significa che. Che significa? Sotto questa cloche. No. Proprio davanti a me l'avete messa, no. Tra l'altro. Pezzi di merda. Signori, no, io no. Leggerei la domanda, però vi giuro che è superfluo, tanto ce la faranno mangiare a tutti e tre. Quale nazione al mondo ha il maggior consumo? Che cazzo leggi? Ho detto è superfluo. Tra l'altro è vuoto. Signori, questa volta. Cos'è sta roba? Non l'abbiamo neanche aperta. Ma è confuso. No raga, questo esplode. No raga, questo qua. Ragazzi, dobbiamo aprire subito. No, no, raga, questo è pericoloso. No, questo qua una volta è successo un casino. Giorgio. Ma perché qua è gonfio? Me lo spieghi tu che hai studiato. Giorgio. Oh raga, aspetta. Giorgio. A parte gli scherzi, Giorgio. Ragazzi. Che cos'è? Questo qui, ragazzi, è il famosissimo Surströmming. Scusa. È una specialità norvegese o finlandese, non mi ricordo. Quando scade? Importantissimo capire. Praticamente è del pesce. Ah, vabbè, che sarà mai?
andato a male. Del pesce in scatola che arriva dalla Norvegia, da chissà quanto è qua dentro. È andato a male. Sembra una scatola di Fonzis. Perché dicevo, mi sono messo la tutina, tutte queste cose qui. Perché adesso dobbiamo aprirlo. E quindi, cioè, non vedo dove sia il problema. Raga, vi giuro che qui non sto scherzando. Cioè, qua adesso sono... subito le finestre perché qua si muore, signori. Ma che cazzo dici? C'è un'ansia, ragazzi, in questo momento che voi non avete idea. C'è dell'adrenalina. Tieni quello. Tieni, no, ma a me state spaventando voi. Cristo, ma sangue. Dove l'hai trovato? Ah! Ma che cazzo? No! No, che puzza! No! Raga, stai esplodendo! Raga, stai esplodendo! Madonna, che puzza! Porca puttana, dammi qualcosa per tapparmi che là! Che puzza! No, raga, che puzza! Che puzza! Che puzza! Ragazzi, non possiamo tirarci indietro! No, raga... Che puzza, ragazzi! Questa cosa sta per esplodere! Chi cazzo si avvicina lì? Matt è morto! Che puzza! Matt! Che puzza! No, raga, che puzza! Oh, questo esplode! Mica Fra, se esplode siamo morti! No, Fra! Raga, questo esplode! Qualcuno deve avere il coraggio di andare a aprire... Oh, sta per esplodere! Sta per esplodere! Sta per esplodere! Che puzza! A Gianluca è arrivato tutto in faccia. Chiudi sta porta! Raga, dovete riprendere! Estrami, ti prego! No, lo fermo fra! Esplode! Fermo fra! Allora, raga, posso dirvi una cosa? Sediamoci un attimo, ristabiliamo l'ordine. No, Fra, che fai, Fra? No, sopra, Fra! Magari, Fra! Matt. Fermo, Fra, si impuzza, si blocca peggio, Fra, no. Stai fermo, posa quel coso, Fra. No, questo ci salverà la vita! L'ho capito, dammelo però. Allora, fermo, cosa facciamo? Lo mangiamo tutto. Tempo. Ma che mangiamo, non riusciamo anche ad aprirlo. Allora, raga, apriamolo. No, sì, apriamolo. Servono un paio di guanti, vero? Bisogna tenerlo, picciò, perché gli abbiamo fatto un solo buco. Cioè, è latte, lo dobbiamo sfondare comunque. Infatti che cazzo di apriscatole. Oh, ma mica tu hai questo! Ha ragione. Puzza, ma porti, ragazzi, una apriscatole decente. Allora, ragazzi, momento serietà. Siamo seri in questo momento. Abbiamo stoppato un attimo perché avete visto tutto quello che è successo. È esploso. Noi, ragazzi, proveremo ad aprirlo. Proveremo a mangiarlo. Non ve lo prometto, ragazzi, perché purtroppo veramente voi non avete idea. È qualcosa che non ho mai sentito prima. Abbiamo mangiato di tutto, ma questa cosa veramente... Cioè, loro due sono forgiati, l'avete visto? Non tanto io che ho lo stomaco debole, ma loro sono forgiati. Ma veramente è terribile. Lo so, Fra. Ma che puzza. Ragazzi, un eroe. Gianluca è un eroe. Infatti, ragazzi, abbiamo sentito solo un quarto della puzza. Perché adesso si alza. Aspettami più l'alcol. A me l'acqua. Cioè, mia ragazza che mi continua a fare così. Guarda, non mangiarlo. Giorgio, preferiresti mangiarti quello o carne umana? Io pure la mia merda mi mangerei. Che sai, Fra? Sta è quasi finito. Tanto gli altri. Ma sono pesci interi. Ma così, Fra? Cioè, già lo stai prendendo? Dio. Non ce la faremo mai, ragazzi. Non so proprio cosa dire. Ma sotto qua... Ah! Non pensavo ci fossero pesci così interi. Mo' lo prendete e lo assaggiate. Non ti lamentare sulle quantità, che cose decido io. No, non cagare. Mi viene da piangere. Prendi solo aspetta un attimo, aspetta un anno del tempo. Cristo, che schifo. Io lo puccerei nel liquido. Un attimo, no? Io se lo fate ora io non vi seguo. Un attimo, mi devo sentire pronto, vi giuro. Noi io abbiamo l'aereo stasera. Io sono una checca in queste cose. Ehi, facciamolo! Fai l'uomo, fai vedere che sono. Fermo di cipio, cinta la testa. Sti norvegesi non vinceranno. Dov'è la vittoria? Le porca. Mi fa malissimo la pancia, ragazzi. Vai, mettilo. Pronti alla morte l'Italia. Non agitare! Stringiamo le corde. Siamo pronti alla morte l'Italia. Thank you.
Porca troia, raga, mi sento la gola. Madonna, mi fa male la gola. Come se ti fosse acido. Come si può, non posso prendere aria. Quindi sta continuando a vomitare. Cioè le acidi. Io vorrei fare i complimenti a Murri che dopo anni e anni di video di Made In, di Mette Bisa che hanno girato il mondo e hanno mangiato lo schifo dello schifo, hanno sorpreso anche noi. Ragazzi, questo episodio di Puoi Mangiarlo Estremo finisce qua. Io spero vivamente che questo episodio arrivi a 100.000 like, perché penso che la puzza non se ne andrà da questa stanza per mesi. Perché ho vomitato l'anima e avevo l'acido nella gola. Almeno 100.000 like. Ringrazio Mette e Bisa perché sono stati due grandi ad accettare questo invito. Grazie ragazzi, è stato un piacere. Trovate il loro video qua sotto in descrizione, quindi andatelo a vedere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.